Cominciamo dalla proposta. Nella proposta è contenuto l'importo del mutuo, l'ammontare dell'erogazione e la determinazione del tasso di interesse. Nel caso che, a differenza del suo tasso, che è un tasso fisso, si fosse optato per un tasso variabile, verrebbe indicato lo spread a favore della banca, il margine a favore della banca e il parametro di riferimento, che nei mutui ING è sempre l'Euribor a un mese. Viene precisato che non vi sono spese a suo carico, viene precisato qual è l'ISC. L'ISC, l'indicatore sintetico di costo, nei finanziamenti a 15-20 anni, fisiologicamente, per ragioni legate alla matematica attuariale, risulta essere 16 punti base, quindi lo 0,16%, più alto del tasso di interesse, anche nei mutui come questo, che non hanno nessuna spesa accessoria. Quindi una differenza di 0,16 punti fra il suo tasso di interesse fisso e l'ISC, l'indicatore sintetico di costo, non è indicativo di un costo nascosto, ma è semplicemente la conseguenza del fatto che l'ISC è calcolato su una rata unica annuale, mentre invece il suo tasso fisso è calcolato su una rata mensile, quindi 12 rate annuali. E questa differenza determina uno spostamento dello 0,16% sui mutui a 15-20 anni. Viene precisato qual è l'importo della rata, viene precisato che il pagamento avviene mediante addebito RID, viene determinato che dà garanzia di ipoteca in primo grado soggetta ad annotamento, dopodiché segue la minuta dell'atto pubblico che noi abbiamo trasposto nell'atto pubblico. E quindi non la deve meravigliare il fatto che, oltre all'atto pubblico, nell'allegato A ritrova le stesse clausole in un formato diverso come carattere, ma con un contenuto in tutto e per tutto identico a quello dell'atto pubblico.